Buongiorno ragazzacci miei e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse sono Paoletto, per chi mi conosce lo sa chi sono. Scusate se c'ho il cerume negli occhi. Comunque sia, regà, Ari, buongiorno Daniele. Giusto per farglielo vedere pure a lui. Daniel, no dai, vabbè. A parte che saluto tutti come sempre. Guardate qua, cioè, le ciambelle di prima mattina. Daniel, eh? Tu te le vai a comprare Lidl. Guarda qua, naturali. Oh, non è che voglio dire, però per farti capire. Tiè, guarda che robetta. Di prima mattina, regà, già sta a fare la panza. Cioè, io non ce la posso fare. Devo tornare a Bucarest perché sennò qua ingrassano altri 10 kg. Mettete il video in full HD, quello che volete, perché oggi ci divertiremo e vediamo dove andiamo. Ci abbiamo un po' di giri da fare. La macchina deve chiedere un po' di cose perché devo fare un po' le tagliandi alle macchine, soprattutto alla Logan, che gli devo fare tutte le articolazioni, fuselli, cazzi, mazzi, ammortizzatori. La famo tornare nuova, nuova, che comunque c'ha pochi chilometri, quindi è un peccato venderla. Io ho detto, ma nulla, venda a 1000 euro se comunque è una macchina buona con 157.000 km. Fatemi mangiare intanto caffettino rumeno, tra un po' già è pronto, così quello lungo. Ho dovuto spostare la saldatrice, ce l'avevo in macchina, manco me ne sono accorto, mi sono dimenticato che l'ho ritirata dallo zio. Adesso niente, andavo a prendere un sacco di carote a Bucarest. Vabbè, ah, tanto se andiamo a allenare. E dopodiché, che famo? Un sacco di carote. Ah, devo prendere il computer dall'appartamento e queste cose qua non ce le dobbiamo dimenticare. Niente, ragazzi, siamo usciti dalla palestra, fa un caldo allucinante e adesso andiamo a fare i giri che dobbiamo fare. Eccola regà, mo ve la faccio vedere de giorno il mercato, va. Vediamo quanto vanno per entrare il coso, Dark Bukeni. Ma mi sa che costa comunque sì. Allora a sto punto la lascio qui la macchina e ce ne andiamo a piedi. Che dico, questa capirà la tirata, eh? Col carrello, vediamo se riusciamo a rimediarlo pure noi, va. Capirai, stanno a caricare. Ma così sbonasiva da Mishara. Da sta qua te lo asa o. No, tre Ah, tre poi da tondo, da molto mi spromosso. Stanno a caricare, la cipolla. Mo decidiamo, vedete, un chilo, un euro e 50, quindi 30 centesimi di euro per un chilo di patate. Noi abbiamo un sacco di carote. Io lo sto a cercare solo che qua, porco due, non ci sta. Vediamo un attimo, forse dall'altra parte. Dai, andiamo. No, ma vedi un attimo, mamma mia che sole spacca le pietre. Mi sono dimenticato i soldi, cioè tutto contento, tutto figo, porco il bip, che poi mi incazzo quando succedo così, a perdere tempo. Da, tu non ci entrabbe per... che te spanacuci? Maus Maria? Porco due, con la guancia mi si spegne il coso ogni volta che metto. Maus Maria? A tu non ci meduc, entrabbe entro spanacci? Te spuno, ok? Bine Maria, atunci nausim și ne vedem după. Iau doar morcov. Bine, hai, te pup. Și venim asta noapte. Pa, 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 pa. Se trece. E niente, regà, dovemmo venire stanotte pure a vendere gli spinaci. Vabbè, fammi i soldi. E niente, regà, guardate qua il cantiere che costruiscono tutto. Tiè, guardate, pure là ne stanno a fare un altro palazzo. Pensate un po', eh? Dai, vabbè, andiamo a piazzi i soldi. Giusto le carote perché mi voglio fare il succo e poi domani, cioè stanotte, riandiamo al mercato a vendere gli spinaci. Avevamo preso il cashcavallo, come si dice in rumeno, cioè i soldi, ce l'avevamo dentro la saccoccia, come si dice a Roma. Andiamo a piazzare le carote, mo me le metto sulla spalla. Mi sono appioppato sto sacco, 10 kg sulla spalla, se lo portiamo in macchina per non spendere un euro, perché per entrare era un euro, però cioè pago il sacco 5 euro e spendo un euro per entrare a sto punto, invece piglio il caffè. Stiamo blindati, oh. Mamma mia. Fate mandare un bel succhetto a casa. Cosa bella che vieni qua, te pigli quello che vuoi al prezzo dell'ingrosso, no? Senza che stai al supermercato a pagare 4 volte tanto. Qua. Perfetto. Questa è la zona che vi dicevo qui, Bucheni, no? Con le palazzine nuove, però a me non mi piace perché comunque è una zona, non lo so, non mi piacciono le palazzine. Ecco di è la Tesla, eh?
vai dal mercato dove ci stanno tutti i contadini e poi la testa. Comunque questa è la zona, pare che ci sia tutto, però il discorso è che non piace a me, avete visto, cioè ci stanno delle cose magari nella vita. Ah regà, sta a passare in mezzo a ste stradine, non ci sono mai passato qua, vediamo un po', un po' di buche, qualcosa l'ho visto. Vabbè, qua zona brutta regà, questa è come se state, che ne so, a Torbella Monaca, al Serpentone, su quelle zone là, solo che in Romania, cioè a Bucarest ce n'è una sola, Ferentari, e comunque qua nel settore 5. Daniel, questo è per te, che mi chiedi sempre che si mangia cosa. Ci abbiamo l'avocado, ci abbiamo le mele, la cipolletta così, vedi. Tieni, regà, mi sono preso un box di mele proprio per fare l'espremo, cioè, non è che dice 30 kg. Ah, grazie Maria. Ma che molto mese. Promossa, eh? Regà, le mele. Tieni, guardate che roba. Ah, già me l'ha portata mia suocera. Mamma mia, io l'amo, l'adoro. Cioè, io una suocera così. Ma quindi questo dove sta il sacco di carote? Ecco le carote, regà, già l'ho finito, domani le dovremo ripiare. Si fanno per succhetto di... Oh, porco tu. Quando si lavano, regà, più sono sporchi, più antibatterici stanno, va bene? Dai, mo se lo fanno, buttiamo qua, se fanno sto coso, sciacquiamo giusto un po' dalla cosa. Uno spicchietto piccolo del zenzero, eccolo qua, così basta, che sennò poi pizzica troppo. Lavamo un po' di mele qua. Tiè, così un'altra cosa. Sei carote. Boom, le mele così. Passo questa cosa qua. Tiè. Questo magari così, giusto al volo. Maria, ci si. Alla fine se siamo sparati sto succhetto, mamma mia, troppo buono regà, zenzero, carota e mela. E anzi, stasera che andiamo al mercato, perché quindi andiamo a vendere gli spinaci, gli ultimi spinaci tra l'altro che ci sono rimasti, quindi se qualcuno li volesse stanotte dalle 3 di mattina, 3:30 penso così, siamo in piazza Pucheni, Bucarest, insomma per chi è di Bucarest, della Romania lo sa. Sera mi comprerò i broccoletti, ragazzi, compriamo i broccoletti rossi, scusate, no, i broccoletti, le rape rosse, se famo il detox, quello che voglio dimagrire. Mo mi suocera mi ha riempito con la carne, la voglio bruciare col detox. Voglio cagare solo fibre. Fatemi sapere che ne pensate di questa nuova alimentazione e magari di mangiare solo frutta e verdura. Ma chi ci riesce? Io, a me mi piace la carne, la ciccia, il pesce. Non fraintendete però, eh? Il pesce. Quindi niente, questo è. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il video. Noi ci vediamo o domani o dopodomani, ovviamente il video del mercato, e io vi mando un grandissimo bacione, speriamo se vendiamo tutto, se no mi tocca stare là tutta la giornata, ok? Dai ragazzacci miei, forza, carichi come sempre, grazie a voi, vi voglio bene e vi auguro una giornata splendida come questa qua.